Salve a tutti amici, ben ritrovati qui da Mr. Watty. Come vedete oggi siamo tornati su una rubrica che vi sta piacendo tanto, ovvero internet per tutti, HTML e non solo. Prima di continuare il nostro tutorial vorrei finire, diciamo, quello che mi sono dimenticato di dire nella prima parte, ovvero sempre parlando di link che può anche valere come ripasto. Se vi ricordate vi ho detto che si scrive href, ok? E qua dentro si mette il link di destinazione. Adesso vi scrivo questo. Vi sarà capitato molto spesso di andare in siti dove c'è un menu di navigazione, quindi potete ben immaginare, dato che i menu di navigazione sono tutti uguali in tutte le pagine web dello stesso sito, ci sarà sempre almeno una pagina che corrisponde a quella in cui siete. Quindi se un sito è fatto male avremo scritto il nome stesso del nostro sito, cioè proprio.html, e ricaricherà la pagina. Invece, se un sito è fatto bene, ci sarà scritto così, come vi ho scritto prima, ovvero con l'hashtag. Semplicemente per il fatto che se noi riscriviamo il nome della pagina, il browser è scemo e quindi non vede che ha lo stesso nome e quindi andare alla ricerca di pro.html quando in realtà ce l'ha già davanti, solo che lui ovviamente non se ne accorge. E quindi diciamo avremo un rallentamento, diciamo, della navigazione, quindi non è molto ottimizzata, per ottimizzarla al meglio come al solito. In questo modo noi clicchiamo su ciao e come vedete non ha ricaricato, non ha fatto nulla perché non abbiamo messo un file.html, neanche un link esterno, niente. Quindi il browser ha semplicemente aggiunto un hashtag ed è rimasto fermo. Ed è questo quello che deve fare secondo me, cioè se la pagina è quella ricaricare è la stessa pagina, quindi non ha molto senso in questo caso. Un'altra cosa che non vi ho detto è che esistono due siti sull'HTML, uno un po' peggio, html.it, che tra l'altro adesso l'hanno rinnovato e secondo me è peggiorato. Ed ovviamente una versione italiana. Per essere italiano è fatto molto bene come sito, sinceramente. Dopodiché, dato che esiste il V3 School, che invece è molto più figo ed è da anni che è così questo sito, non so se è gestito proprio da V3C in persona, però diciamo che l'ho colato, cioè quello che dice qua è fottutamente vero, proprio ogni cosa che c'è scritto qua è proprio per il fatto che è molto preciso, è scritto in poche parole e poi c'è gli esempi. Ad esempio prendiamo questo, questo è quello che vedrete in molti argomenti, perché ovviamente il sito è diviso in argomenti. Per provarli basta cliccare con il sottotitolo yourself e V3School crea un editor online. La cosa figa di questa cosa è che non è come prima che bisognava refreshare la pagina, perché ovviamente torna tutto di default, però noi possiamo scriverci effettivamente quello che vogliamo e quindi possiamo mettere, che so, al posto di H1 come sto facendo metterò H2. Cliccando su Run avremo l'H2, quindi capite che è molto immediato per imparare. Un'altra cosa che non vi ho detto del div è che il div può contenere lo span. Ovviamente lo span può anche stare da solo, però lo span viene soprattutto usato nei div perché è, diciamo, l'uso che uno pensa per antonomasia, nel senso che il div, come vi ho raccontato nello scorso video, è una scatola che dà delle regole a tutto il suo contenuto. Tutto quello che c'è scritto in questo div deve essere rosso. E si usa lo span per dire: no, questa parola deve essere verde, ad esempio, no, per dire per assurdo. E quindi, appunto, lo span, diciamo, è un separatore del div, che quindi ciò che sta dentro lo span se ne frega di quello che dice il div, se ovviamente la proprietà che metteremo è la stessa, che ovviamente vedremo dopo. Ora, un tag grafico che subito vi voglio portare è il famoso tag image src. Notate la differenza: tag image giustamente non ha una fine come h1 title. Questo perché non ha alcun senso, perché tu metti un'immagine ma non devi dirgli quando finisce, perché ovviamente ha la sua altezza e la sua larghezza, ma non ha una fine come può avercelo h1, che dici da qua a qua il testo in h1, ok? Quindi l'immagine la metti e basta, quindi è chiaro che non ha una chiusura vera e propria. Qui dentro ci mettiamo per l'appunto il percorso dell'immagine che abbiamo scelto. Innanzitutto c'è da dire che qua non so perché molto spesso la gente confonde src con href, quando effettivamente se ci pensate sono l'esatto opposto, ovvero l'href, che è del link, indica al browser dove sarà indirizzato questo link, cioè dove l'utente andrà cliccando questo link, ok? L'src fa il contrario se ci pensate, perché prende la foto e la fa vedere all'utente. Ci sono due modi per dirgli dove prende la foto: con l'url della foto o con la foto vera e propria che avete nel server. Se scegliete di far vedere una foto nel vostro sito andrà molto bene. L'unica cosa è che se avete troppe foto nel vostro server lo renderete più pesante, però ovviamente se ne avete poche va benissimo. Oppure con l'url della
foto, potete appunto prenderlo da un altro sito. Questo non viene molto usato semplicemente per il fatto che facendo così l'utente dovrà fare due connessioni, una al vostro sito e una alla vostra immagine, quindi finché ne avete uno o due di immagini collegate così ci può anche stare, ci metterà qualche secondo in più a visualizzarla e l'utente forse non se ne accorge, altrimenti può essere un bel casino se un sito tappezzato di foto avrà tanti collegamenti esterni, quindi ci metterà un bel po'. Inoltre c'è da dire questo: internet come sapete è mutabile, quindi se voi prendete un URL di un'immagine e ad esempio, che ne so, per assurdo, se nello stesso URL dell'immagine a un certo punto arriva, che ne so, un hacker o il proprietario del sito che impazzisce e mette, che ne so, un cazzo come immagine, nel vostro sito vi apparirà un cazzo, quindi capite che è una cosa un po' rischiosa, perché appunto essendo l'URL lo stesso, appena la pagina si aggiorna verrà aggiornata anche la foto, quindi non è proprio bellissimo. Ad esempio, se noi cerchiamo rap, che a proposito di mastime, prendiamo, che ne so, questa immagine che mi sembra caruccia, come vi dicevo facciamo questo metodo che è il più rischioso ma anche il più veloce, che appunto dentro src noi mettiamo il link della foto, che è proprio l'URL, e dovete stare attenti a cliccare proprio su copia indirizzo immagine, come vi ho fatto vedere. Dovrebbe apparirvi sempre alla fine il nome.png, che appunto è l'immagine del sito. In questo modo avremo molto velocemente nella nostra prova la nostra bella foto. Invece il secondo metodo, che è quello più sicuro, è quello di fare salva immagine con nome e la mettere nella nostra cartella sito, ovviamente nello stesso percorso del nostro sito, e la chiamiamo foto app ad esempio, ok, e verrà salvata e ce la troviamo bellissima qua. Ok, adesso per visualizzarla al posto di tutta questa roba qua, noi mettiamo semplicemente il nome della foto, quindi molto semplicemente foto app.png. questo perché il file, diciamo l'HTML, in questo caso quando deve farvi vedere un'immagine dovete considerarlo come una persona che si affaccia al balcone, ok, in questo caso il suo balcone è il suo territorio, quindi la cartella sito. Lui quando vede che c'è immagine src, lui sa che si deve guardare intorno, quindi si guarda intorno e vede l'elemento che si chiama così, in questo caso foto app, ok? Quindi la prende subito e la fa vedere. Però molto spesso capita che noi avremo, per essere ordinati, di solito si mette la cartella image, dove appunto saranno contenute le immagini, in modo tale da avere un'organizzazione, quindi molto più chiaro. E mettiamo la foto app qua dentro. Ovviamente lui adesso non la vedrà, perché giustamente qui intorno non c'è più niente, non c'è la foto app.png. Allora cosa gli diciamo? Semplicemente image slash foto app, che è il percorso relativo, ovvero relativamente a questo cercare una cartella che si chiama così, e capisce che è una cartella perché non ha l'estensione, quindi è una cartella. Qui ci guarderà dentro perché c'è lo slash, all'interno lui si guarderà intorno, vede foto app e te la fa vedere. Magicamente, come potete vedere, ci riapparirà. Ma adesso facciamo casino, cioè il contrario, ovvero noi chiediamo per sicurezza questo, perché con gli editor si deve fare così quando si modifica il percorso del documento che stiamo cambiando. Facciamo il contrario, quindi buttiamo fuori l'immagine e mettiamo dentro prova.html, d'accordo? Quindi avremo qua dentro prova.html, lo riapriamo, che come vedete è lo stesso, ma ovviamente non è più così, non funzionerebbe così, perché adesso è prova.html ad essere dentro, quindi dobbiamo dirgli semplicemente esci dalla cartella da dove sei, quindi punto punto, e ce la farà rivedere, come potete vedere. Quindi ricordatevi, prima di fare questi giochetti, di chiudere l'editor, e come ho fatto io, oppure direttamente a destra, non ha alcuna importanza, e soprattutto di chiudere qua dal browser, perché ovviamente lui sta continuando a vedere lo stesso percorso di prima, quindi se la riaggiornerete non vedrete nulla. Mettiamo tutto in ordine, eccoci qua. Inoltre volevo dirvi una cosa molto importante, sempre dell'immagine, è il tag alt. È preteso assolutamente cascasse il mondo da V3C, perché diciamo il testo alternativo, ma è molto importante anche per gli sviluppatori, perché diciamo l'alt funziona come sorta di debug, cioè per trovare gli errori, magari non si vede l'immagine sul nostro sito e ci sono vari motivi. Se visualizzeremo l'alt è perché abbiamo sbagliato a chiamare l'immagine, anche se originariamente è stato pensato per le connessioni più lente, perché appunto fa vedere un testo alternativo che quindi di solito descrive l'immagine, ma noi possiamo metterci quello che vogliamo, quindi che ne so, possiamo anche dire connessione lenta, rivedere, per dire, no? In questo modo però, come vi dicevo, non vedremo nulla, proprio perché l'immagine si vede. Ma se noi mettessimo foto app 1, che non abbiamo, apparirà il nostro alt, quindi connessione lenta, rivedere. E invece adesso voglio combinare le due cose, quindi voglio mettere un link dentro un'immagine, quindi noi diciamo per l'appunto un'immagine che contiene il link. La cosa ironica è che nel codice sorgente si deve fare l'esatto contrario, proprio perché lo potete ben immaginare logicamente, l'immagine non ha un inizio e una fine, come vi dicevo il link non può funzionare al contrario, perché è il link che ha un inizio e una fine, e
E quindi la cosa più logica da fare in HTML è giustamente un'immagine dentro il link, cioè il contrario di quello che vi avevo detto. Però il risultato visivo sarà effettivamente un'immagine che contiene il link, perché ovviamente il link è invisibile, ma diciamo circonda l'immagine. E vi ricordo sempre il target blank, perché è un link esterno, e soprattutto chiudere il link. Ok, adesso, come vi dicevo, se noi andiamo su col mouse avremo la manina, e come vi dicevo, sotto in basso a sinistra avremo il link, noi ci clicchiamo e andrà su youtube.com, per esempio. Quindi adesso, prima di concludere, prima di salutarci, vorrei introdurre il CSS. Il CSS può essere scritto in due modi: in linea, quindi H1 style, così che lui capisca che cambiamo linguaggio, quindi non è più HTML ma CSS, e lo mettiamo color red, per esempio, che è il mio colore preferito. In questo modo solo questo elemento sarà colorato di rosso, e infatti avremo la scritta ciao in rosso. Ovviamente però capite che questo metodo non è molto funzionale se volete colorare tante scritte di rosso. Un metodo alternativo che non viene più usato, perché adesso vi dico perché, ce n'è uno ancora migliore, comunque si può anche scrivere sempre nel led perché è invisibile all'utente, è il tag style, che ovviamente anche qui ho inizio e una fine, in modo tale che il browser capisca fin dove parliamo in CSS. Facciamo taglia incolla, ma non finisce qui, perché così non è in CSS. Per trasformarlo in CSS semplicemente facciamo una piccola trasformazione, ovvero H1, ma neanche così è finito, dobbiamo metterlo tra le graffe, e appena mettiamo una graffa tac riconosce il comando. Per ordinarlo si scrivono così le proprietà di solito, ma ovviamente non è obbligatorio, solo per noi si legge meglio. Se noi andiamo qua vedete che rimane rosso, questo perché abbiamo messo questo tag noto. I tag noti sono per l'appunto quei tag, come dicevo, l'H1, il link, l'immagine, qualsiasi cosa. Però come potete ben immaginare, questi tag noti sono troppo generali, perché magari uno vuole avere questo H2 di un colore e l'H2 di un altro colore, ma ci arriveremo questo nel prossimo video. Questo per dirvi che in questo modo tutti gli H1 saranno colorati di rosso. Questo, come vi dicevo, però è un metodo disordinato, perché abbiamo tutto comunque nello stesso documento. Quindi facciamo una cosa, mettiamo questo in un altro documento, facciamo Ctrl N o file nuovo, e salviamolo con stile.css. In questo modo, come per l'HTML, il vostro tavolo di lavoro, cioè il compilatore, capirà di nuovo in che linguaggio state parlando e vi potrà aiutare. Stavolta facciamo taglia incolla, facciamo Ctrl V. Adesso però non è ancora finita, però il fatto che il CSS sia nello stesso percorso non vuol dire che sia collegato al file HTML, quindi per collegarlo è un metodo un po' complicato. Io non so perché, non mi ricordo mai a memoria, però abbiamo un collegamento. Che relazione c'è di questo link che collega l'HTML a quest'altro file? È un rapporto di style sheet, o lo stile, e ovviamente il classico href che conosciamo tutti, che in questo caso è stile.css, giustamente. In questo modo li abbiamo collegati, altrimenti si collega nello stesso modo in cui si collega l'immagine. La cartella CSS sarebbe css/stile.css, o se no, come al solito, se invece abbiamo l'HTML dentro una cartella e CSS fuori, di nuovo due punti e slash. Però è lo stesso identico modo. E avremo sempre il nostro ciao rosso, come vi dicevo. E niente, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Abbiamo un po' introdotto il CSS, chiaramente lo vedremo approfonditamente nel prossimo episodio. Spero che, come al solito, questa lezione vi sia piaciuta. Se così fosse, lasciate un like, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale, passate in descrizione per provare i miei giochi a donazione libera, il mio profilo Rap Mastime e il mio profilo Wattpad dove scrivo storie, e tutti i link Facebook, Twitter e Instagram. Noi ci vediamo nel prossimo video, e ciao da Mr. Watt.